Finalmente ci siamo, il taglio del nastro della nuova ciclopista Partinaca Maldri, che è l'ultimo tratto conclusivo della ciclopista del nostro comune di Bibbiena, che da Bibbiena appunto porterà a Camaldoli, la cosiddetta ciclopista dell'Archiano, chiamata ciclopista Bonconte da Montefeltro, che come sappiamo appunto è descritto da Dante, che perse la vita proprio dove c'è la foce dell'Archiano nell'Arno. Un progetto molto importante per vari motivi, perché abbiamo voluto ripartire da quello che è il progetto principale della ciclopista dell'Arno e abbiamo fatto una progettazione negli scorsi anni per realizzare questa bretella che proprio dalla ciclopista dell'Arno, che arriva a Bibbiena, riparte seguendo l'Archiano per arrivare proprio a Camaldoli, quindi addirittura anche entrando nel comune di Poppi. Un progetto importante perché, innanzitutto, perché dal punto di vista turistico è davvero un qualcosa di molto interessante, perché per i turisti ci sono decine di migliaia, lo sappiamo, di turisti che vanno a Camaldoli ogni anno, e quindi diventa interessante avere un percorso da fare a piedi o in bicicletta, quindi un percorso anche che va nel senso dell'ecologia, della sostenibilità, per un turismo sostenibile che possa partire da Bibbiena o che possa arrivare a Bibbiena partendo da Camaldoli, o addirittura si possa arrivare a Bibbiena col treno, dato che la ciclopista passa proprio dalla stazione di Bibbiena, e poi arrivare a Camaldoli in 15 km di ciclopista senza mai toccare strade. Dall'altro lato però un progetto molto importante anche per la comunità, perché questa ciclopista dell'Archiano è vissuta in maniera importante dai nostri cittadini per fare passeggiate, ritrovi e per vivere in una comunità sostenibile che guarda verso il futuro. Quindi un grazie ai progettisti, un grazie all'ingegner Rossi, un grazie all'assessore Caporali e al mio predecessore Daniele Bernardini, che ha iniziato il progetto, e un grazie alla Regione Toscana che ha finanziato parte di quest'opera che oggi andiamo a inaugurare. Con oggi inauguriamo un tratto molto importante per la nostra ciclopista Bibbiena-Camaldoli. È il tratto finale che conduce da Partina a Camaldoli, è un tratto impegnativo. Abbiamo fatto dei lavori importanti, i nostri tecnici ovviamente avranno già spiegato quello che è stato l'intervento. Non ci fermiamo qui, perché noi abbiamo già pronto un esecutivo per un tratto di collegamento fra Bibbiena, nel centro abitato di Bibbiena, fra la ciclopista dell'Archiano e la ciclopista dell'Arno. Questo ci consentirà di collegare le due ciclopiste, i due itinerari turistici, in modo tale da interconnetterle fra di sé, e quindi il turista potrebbe partire da Capodarno e arrivare direttamente a Camaldoli utilizzando la rete di itinerari che abbiamo realizzato in Casentino. Questo è un tratto interamente all'interno del comune di Bibbiena e interamente finanziato dal comune di Bibbiena e da un finanziamento regionale. Dunque, questa pista ciclopedonale è nata innanzitutto da un'idea del comune che aveva già fatto un primo tratto fino qui a Partina, e poi dopo nel 2016-2017 è uscito un bando PSR, programma di sviluppo rurale, quindi un finanziamento europeo previsto erogato dalla Regione Toscana, e quindi praticamente che era adatto a questo tipo di intervento. A questo punto mi sono messo a cercare un po' quale poteva essere il percorso più adatto per prolungare questa ciclabile verso monte, verso l'obiettivo che era quello di raggiungere più o meno la zona di Camaldoli, e quindi è stato individuato questo tracciato. Ora, le principali difficoltà che ci sono state sono state di tipo burocratico, perché questo tipo di finanziamenti ha una burocrazia piuttosto pesante che condiziona i lavori. Però diciamo, in realtà, quando poi sono partiti i lavori, grazie anche alla ditta, la Vesmati, sono andati piuttosto speditamente, in pochi mesi hanno fatto realizzato tutti i lavori previsti, tra cui anche due guadi, diciamo, la parte più importante del lavoro è realizzare due guadi che consentono di superare i torrenti Archiano e Camaldoli. In questo modo abbiamo la possibilità di arrivare fino alla zona di Camaldoli senza dover passare attraverso la strada regionale 71, quindi questo è l'intervento centrale. Nonostante anche un piccolo imprevisto, una piena che ha interrotto i lavori sono andati speditamente, e quindi all'inizio del 2020 praticamente l'opera era finita. Poi dopo c'è stato, diciamo, il problema della pandemia, e quindi l'opera è rimasta così un po' in uno stato di limbo fino al momento è stata utilizzata, e poi dopo
è stata diciamo, l'inaugurazione è ritardato molto tempo, più di un anno rispetto alla realizzazione stessa dell'opera.